forse io sono, come dire, ho una visione leggermente diversa, no? Un po' perché ho lavorato, cioè non ho lavorato alla diciamo così, alla preparazione del seminario, quindi sono anche un po' fuori dalle logiche che magari, no, anche di condivisione che si possono essere sviluppate all'interno della segreteria. Un po' perché mi vengono, leggendo e guardando un po' questo progetto, mi vengono in mente due tipi di osservazioni. La prima osservazione è, tornando anche alle parole della mia collega, è un'osservazione, se volete, banale, però importante. Cioè, la cultura, al di là della definizione antropologica o di qualsiasi altra definizione che noi vogliamo tentare di dare, è oggi sempre più, come dire, importante, perché è lo strumento che ci permette di interpretare qualsiasi tipo di situazione, da quelle professionali, quelle umane, quelle sociali, a qualsiasi altro tipo di situazione. Quindi è un po' il martello che ci serve a piantare i chiodi per andare avanti, perché senza quel martello poi facciamo veramente fatica ad andare avanti. E quando si parla di cultura è ovvio, è istintivo pensare ad una mondo di riferimento che è stato citato, che è quello dell'arte, che è quello della musica, che è quello dello spettacolo, della letteratura e così via. E questo seminario in maniera particolare cerca anche di capire quali sono gli aspetti di impresa correlati a queste situazioni. Però un primo tema può essere anche esattamente quello di rovesciare i termini del ragionamento. L'impresa ha bisogno di cultura, è diverso. La cultura d'impresa fa sì che il mio piccolo negozio da 12 metri quadri funzioni, mentre il negozio da 12 metri quadri del mio vicino, all'interno del mio centro storico, con lo stesso target turistico che ho in questo momento, funzioni oppure no. Quindi se io ho la cultura necessaria a capire e interpretare questo cambiamento, io ho la capacità di reagire commercialmente e offrire qualche cosa che fa sì che la mia attività funzioni, mentre quella del mio vicino, che non ha questo strumento culturale, evidentemente no. Non lo dico a caso, ovviamente io in questi anni mi sono sempre occupato di turismo e lo vedo nei fatti quello che succede, che chi ha le capacità di interpretare la propria impresa con degli strumenti, chiamiamoli così, di cultura di impresa, quindi di conoscenza di quella che è la propria realtà professionale, ha la capacità di mantenere il mercato nonostante la crisi. Chi non ha questi strumenti evidentemente è destinato a soccombere. Può succedere oggi, può succedere fra qualche mese, può succedere il prossimo anno, però non ce la farà. Quindi la cultura, come si diceva, deve essere interpretata proprio come l'elemento necessario, essenziale per poter avviare qualsiasi tipo di sviluppo di una società, compresi evidentemente anche gli sviluppi economici, che in questo caso si stanno andando ad analizzare. E l'altra osservazione invece è quella di ritornare nel ragionamento così come era stato impostato, e quindi fare delle valutazioni che legano, no, tutto l'indotto dei settori presi in esame, che sono, se vogliamo intenderli in maniera generale, i settori della creatività e della conoscenza, perché poi sostanzialmente è di questo che si tratta, e capire quali sono gli aspetti di impatto economico che questi possono sviluppare in generale, anche in maniera molto pratica e molto concreta sul nostro territorio. Evidentemente i primi aspetti sono quelli legati al turismo, che mi vengono in mente anche perché oggi è questo il ruolo che in qualche maniera, no, devo ricoprire, quello di vedere e trovare delle correlazioni fra le due problematiche, ma non sono solo questi. Abbiamo già sviluppato, stiamo continuando a sviluppare, continuiamo a lavorare su degli aspetti importantissimi di sviluppo del sistema dell'arte per il territorio di San Marino, che potrà dare benefici a 360 gradi, non solo nel campo diretto ovviamente delle mostre d'arte, delle esposizioni e così via, ma anche in tutto quello che è l'indotto, dai mestieri professionali agli scambi commerci d'arte, fino anche al settore bancario e finanziario, che può riqualificarsi trovando delle possibilità di creazione di fondi di investimento diversificati che possono andare a rispondere a quelle che sono le esigenze di investitori, che evidentemente hanno comunque la necessità di trovare delle offerte sul mercato internazionale che possano essere di qualche interesse anche per loro. Quindi questo è solo un esempio di una cosa che si sta facendo, poi ce ne sono ovviamente tante altre, le specializzazioni per esempio dei luoghi di fruizione culturale, quello che un po' si diceva prima, anche questo è un aspetto fondamentale da cui
no, si occorrerà passare, e da qui a cui ci stiamo avvicinando necessariamente, perché non possiamo più pensare di avere un'offerta che non conosciamo, cioè a dire non possiamo più pensare che la nostra offerta culturale sia semplicemente un libero, spontaneo sviluppo di idee che purtroppo poi disperdono la loro energia perché non trovano la forza di essere convogliati in un canale che in qualche maniera gli dia una logica, ma gli dia anche poi la possibilità, se ne hanno le gambe, di continuare a crescere, perché questo è un altro vero problema, no? Cioè la creatività va bene, ma se poi io la mia creatività la esaurisco parlando una sera con gli amici e poi finisce lì, è chiaro che non abbiamo creato un presupposto culturale. Se io ho degli strumenti, dei luoghi, degli spazi e anche un quadro di riferimento all'interno del quale puoi poter sviluppare questa creatività, che è ovviamente auspicabile, no? Allora veramente ho creato le condizioni per poter fare questo salto che altrimenti è impossibile fare, cioè rimane pura teoria e forse non aiuta più di tanto, insomma. Quindi queste sono un po' alcune delle considerazioni, le prime considerazioni così a caldo che mi vengono in mente sulla impostazione, che devo dire, e questo è l'ultimo concetto, poi mi fermo per non rubare tempo, che devo dire è un'impostazione secondo me molto, molto innovativa, ma non solo, anche molto calzante con quelli che sono i tempi che stiamo vivendo, perché oggi più che mai io credo che sia veramente bisogno di fare riflessioni di questo tipo e non considerare più gli aspetti della conoscenza e della creatività di un paese come aspetti che sono un surplus che sì, nel benessere c'è, ma oggi abbiamo altri problemi che pensiamo ad altre cose. Cioè, questi sono funzionali per poter interpretare i nostri problemi e risolverli. Chiuso. Sì, perché i ragazzi devono lasciare, credo, perché hanno